Allora, continuiamo lo svolgimento di questa vita divina in noi. Chiediamo a Gesù di continuare la formazione, l'estensione e lo svolgimento di questa vita divina in noi. Si sente? Allora, stamattina ci siamo soffermati e siamo entrati nel mare della passione divina di Gesù. Oggi vogliamo continuare, pur restando dentro il mare della passione divina di Gesù, continuiamo a nuotare in questo mare. Continuiamo anche a fare il nostro ufficio di piccole anime che vogliono vivere nella divina volontà. E allora continuiamo a girare come delle trottoline. Questo è il momento in cui allacciamo le cinture di sicurezza, lo scudo della fede, la preghiera, e suggerisco anche l'arma del rosario, perché ci tornerà utile, ci facciamo aiutare dalla mamma a percorrere in 2 ore o meno 4.000 anni di storia della salvezza. Infatti vogliamo oggi fare un piccolo giro, uno dei tanti infiniti possibili, che non esiste il giro, alcune tappe, alcune pietre miliari, così come faceva Luisa, saltellava di qua e di là, e andiamo nell'Antico Testamento, che ci fa un po' impressione, un po' ci intimidisce un pochino. Seguiamo alcune tappe della Divina Volontà nell'Antico Testamento. Innanzitutto, che cosa vuol dire e perché girare negli atti della Divina Volontà nell'Antico Testamento? Ovviamente la Divina Volontà è sempre all'opera. Pertanto tutto quello che ha fatto prima ancora dell'attualizzazione nel tempo dell'incarnazione del Verbo sono tutti atti di volontà divina. E Gesù dice a Luisa e all'anima che vive nella Divina Volontà: anche tu, ad esempio della mia mamma celeste, devi nella mia stessa volontà abbracciare tutti gli atti fatti nell'Antico Testamento, quelli della Regina del Cielo, quelli fatti da me, quelli che si fanno e si faranno da tutti i buoni e santi fino all'ultimo dei giorni. E a tutti metterai il tuo suggello di ricambio di amore, di benedizione, di adorazione, con la santità e potenza della mia volontà. Non ti devi far sfuggire nulla. Ti voglio vedere, ti voglio vedere, dice Gesù. Nella mia volontà scorrere su tutte le grazie e prodigi che feci nell'Antico Testamento per darmi il tuo ricambio d'amore e di ringraziamento negli atti dei patriarchi e dei profeti, per supplire al loro amore. L'altra volta abbiamo fatto un giro nella creazione, adesso Gesù ci dice: non solo devo trovare la creazione tutta in te, ma il vero vivere nella mia divina volontà vincola tutti, quindi devo trovare in te anche gli atti di Adamo innocente. Eppure le lacrime di Adamo colpevole, umiliato e piangente. Devo trovare in te i profeti, i patriarchi, i santi padri, con tutti i loro atti. E se quelli sospiravano il Redentore, tu sospirerai il Fiat Supremo. Voglio trovare in te tutte le cose mie, tutto quello che ha fatto e farà la Suprema Volontà, perché sono cose inseparabili da me. Dio è inseparabile da tutti i suoi atti. La sua volontà è costantemente, eternamente in moto e preserva in atto tutti i suoi atti. Pertanto vivere nella divina volontà implica necessariamente abbracciare tutto ciò che fa Dio eternamente, dall'inizio, dall'atto ad intra della generazione del tempo, fino a tutti gli atti ad extra, anche quelli nell'Antico Testamento.
Se non trovo tutto, non si può dire che vivi completamente nel mio volere. Ecco, questo per darci un'idea di quanto sia necessario, anche che nel nostro piccolo ti amo balbettante, però entrare in tutti questi atti. Con lo schema che utilizzammo nella creazione, seguiamo questo giro con due dimensioni. Da una parte prendiamo questi atti della Divina Volontà. Nella creazione abbiamo preso l'atto chiamato cielo, l'atto stelle, l'atto luna. Qui prenderemo gli atti della Divina Volontà nell'Antico Testamento, dalla creazione dell'uomo, la promessa del Redentore, il diluvio, piuttosto che la chiamata di Abramo, Mosè, il passaggio del Mar Rosso, eccetera, eccetera. Quindi entriamo in alcuni di questi atti, la prima dimensione. La seconda tocca a noi. Che cosa ci facciamo con questi atti? Ci entriamo dentro, li facciamo nostri e vi mettiamo il piccolo ti amo. Facciamo compagnia al nostro Dio, lo ringraziamo. Chiediamo il regno della Divina Volontà. Allora, per tutti gli atti che troviamo nella dimensione 1, che sono tantissimi, noi ne abbiamo scelti alcuni, noi possiamo fare qualcosa, mettere il nostro piccolo interesse nel capitale della Divina Volontà. Ecco, la stessa cosa vista graficamente. Da una parte ci sono gli atti, nell'asse orizzontale, in modo quasi cartesiano, si sviluppa quest'altra dimensione dell'atto nostro, dentro l'atto della Divina Volontà. Ecco, per esempio, noi seguiremo alcuni di questi atti, cioè tutti quanti: la creazione dell'uomo, la promessa del Redentore, il diluvio, Abramo con i suoi figli, Ismaele e Isacco, Esaù e Giuseppe e Giacobbe, Mosè il passaggio nel Mar Rosso, gli ebrei nel deserto, la terra promessa, il re e il tempio, l'esilio, la cattività e il ritorno in patria degli ebrei, fino all'alba della redenzione. Dice, mamma mia, è pesante sto giro. Ma Gesù lo sa che noi siamo piccoli bambini. Quanti amici, quanti fratelli, quanti papini, papino Adamo, papino Abramo, Esaù, Giacobbe, Giuseppe, quanti amici, quanti complici, quanti protettori, quanti supporter ci troviamo in questo giro. Facciamoceli tutti amici, facciamoci aiutare. Diamo il ricambio divino per loro alla Divina Volontà, per tutti i prodigi che la Divina Volontà ha fatto in loro, avendo noi delle conoscenze che loro non avevano. Ma siccome viviamo nella comunione, adesso è compito nostro fare quello che nel tempo i nostri carissimi padri e patriarchi e profeti non hanno potuto fare, cioè ricevere la vita della Divina Volontà, non soltanto il comando, l'atto eroico. Beltà. Ecco, mi premeva di fare un'altra piccola precisazione. Nell'Antico Testamento, come diciamo, è in tutti gli atti di Dio, è in Dio stesso, tutto è uno e trino. Allora, anche in questi atti dell'Antico Testamento, vediamo tre dimensioni. La prima dimensione è quella storica, cioè la creazione dell'uomo è un fatto storico. Abramo è un uomo della storia. I suoi figli, la chiamata Mosè, il passaggio del Mar Rosso, sono fatti storici. Il popolo degli israeliti prescelto è verità storica. Magari leggendo la Bibbia a questo livello risulta anche difficile. Cioè, ma adesso hanno combattuto contro i Canaanites, Amorites, Jebusites, Perizzites, tutti i nemici e le nazioni nemiche, e tutti i profeti e i patriarchi. Se lo leggiamo sotto il profilo storico è interessantissimo, ma possiamo ancora prendere poco. Poi c'è un secondo livello, quello della redenzione. Ovviamente
Dio sceglie un popolo, e proprio scegliendo questo popolo e indicando le generazioni, i figli, tramite il passaggio della benedizione al primogenito da Abramo in poi, fino a puntare alla tribù di Giuda e alla casa di Davide, al futuro redentore. Per esempio, la manna stessa, nutrimento effettivo che Dio ha dato agli ebrei nel deserto, prefigura che cosa? La Santissima Eucaristia. Questo lo sappiamo, quindi leggiamo attraverso la lente della redenzione. Gesù è il figlio di Davide. Poi c'è un terzo livello, che è il grande sconosciuto, è quello di vedere, di prendere questi atti come atti di volontà divina in atto e utilizzarli per chiedere il regno della divina volontà, nell'ottica del fiat voluntas tua come in cielo così in terra. E questo è quello che vogliamo fare oggi, altrimenti sarebbe troppo complicato fermarci alla storia di tutto. Nella seconda dimensione, l'atto che vogliamo fare noi per ognuno di questi atti della divina volontà, ci mettiamo il nostro piano. Innanzitutto rintracciamo questi atti, li riconosciamo, mettiamo il nostro piano, facciamo compagnia, possediamo quest'atto, lo raccogliamo, chiediamo la venuta del regno. La stessa cosa che abbiamo fatto per gli atti della creazione, adesso lo vogliamo fare per gli atti dell'Antico Testamento. Ora, per fare questo chiediamo un po' di aiuto in giro. Innanzitutto chiediamo aiuto al nostro padre Adamo. Molte persone chiedevano, dicevano a Luisa, ma come facciamo a imparare a vivere la divina volontà? E lei diceva, chiedete a padre Adamo. Se c'è una persona veramente interessata a che noi si viva nella divina volontà, questo è il nostro carissimo, santo padre Adamo. Immaginiamoci come sta lui sulle spine con questo entusiasmo divino affinché l'umanità, i suoi figli, possano ricevere quel dono che lui, ahimè, ha perso, un povero allocco, perdonato, giustificato, redento. Quanto è contento nostro padre Adamo. Chiamiamolo spesso nei nostri atti. Poi ovviamente ci facciamo aiutare da Luisa, perché questi giri lei li faceva in continuazione. Poi un aiuto potentissimo lo chiediamo a nostra Madre Santissima. Per questo utilizziamo la potente catena del Santo Rosario, un rosario infinito in cui non soltanto entriamo negli atti gioiosi, luminosi, dolorosi, gloriosi, ma per esempio oggi seguiamo questa seconda decade eterna degli atti della Divina Volontà nell'Antico Testamento. E così come la catena del Santo Rosario, gli atti di Nostra Madre Santissima hanno guadagnato il Redentore, l'hanno fatto scendere, con questa stessa catena noi facciamo scendere la Divina Volontà in noi e in tutti. Per cui anche questo è un girare nella divina volontà. Ecco, ci focalizziamo nella nostra piccola decade di 4.000 anni. Spesse volte Luisa si trovava nel suo solito stato e dicevo, mi sono trovata fuori di me stessa insieme con Gesù e facevo una lunga via. In questo cammino ora camminavo con Gesù, ora con la mamma regina. Poi ancora un'altra volta Gesù le disse, faremo una via lunghissima, sii attenta a quello che vedi. Quanta altra via ci resta? Lui, altre 100 miglia. Poi ho domandato di nuovo, altre 30. E quando finiremo questa lunga via? Un altro poco, non hai visto tutto ancora. È proprio questa la mia mira su di te, dice Luisa, farti ritornare all'origine di come creammo l'uomo.
Allora, prima pietra miliare in questo lungo cammino, questa lunga via. Entriamo in questi atti della Divina Volontà, questa macchina della Divina Volontà che si mette in moto. La creazione dell'uomo. Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Come abbiamo detto stamattina, l'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio nel suo Verbo incarnato. Non soltanto nei doni naturali, nel dono dell'anima immortale e il dono della divina volontà che Adamo ricevette nell'atto della sua creazione, con tutti i doni preternaturali che questo si trascinava, perché con il dono della divina volontà vi era il dono della immortalità, della integrità, della scienza infusa, della immunità da ogni male fisico e spirituale. Ritorna indietro. Ci fermiamo un attimo sul crescete e moltiplicatevi, dove la prima interpretazione potrebbe essere abbiate pure tanti figli. Questa è un'interpretazione vera, riempite la terra. Però il crescete e moltiplicatevi vuol dire crescete nella somiglianza del vostro Dio, moltiplicate i vostri atti. Adamo aveva la scienza infusa di tutte le cose naturali, a lui mancava però la conoscenza esperienziale di quello che in lui era infuso, e ancora poteva ricevere quanta ancora conoscenza delle cose soprannaturali, quante cose ancora doveva dire di sé il Verbo ad Adamo. È importante come questo crescete e moltiplicatevi implica il dono della divina volontà. Perché? La nostra volontà fu data ad Adamo come vita primaria ed atto primo di tutte le sue opere. Dovendo lui crescere in grazia e in bellezza, aveva bisogno di una volontà suprema che non solo facesse compagnia alla sua umana volontà, ma che si sostituisse all'operato della creatura. Il crescete e moltiplicatevi è impossibile se non vi è l'atto crescente della divina volontà dentro di noi. Ecco, entriamo un momento in questo atto in cui dice la nostra Santissima Trinità è luce, eppure con una sorta di alambicco divino. Questa luce si distilla in piccole gocce che si materializzano. La luce che vede tutto, che penetra tutto, forma gli occhi di Adamo. Che ascolta tutto, l'alambicco divino mette le orecchie in Adamo. Che opera tutto, che è onnipotente, gli dà delle mani. Che si trova dappertutto, che va dappertutto, gli mette i piedi. E poi la somiglianza nella libertà, l'intelligenza e la volontà in Adamo, nella sua libera volontà intelligente. Addirittura possiamo in questo atto ricambiare la divina volontà e ringraziarla mentre sta creando Adamo, perché noi siamo con la divina volontà, siamo con Dio. Il Signore mi ha creato all'inizio del principio del suo operare, prima di ogni sua opera, fin da allora, dicono i proverbi. Quanto si applica bene a Maria Santissima, che è anche la sapienza, la madre della sapienza. Però entrando nella divina volontà ci troviamo anche noi nell'atto in cui Dio sta per creare Adamo. Allora prima ancora che Adamo abbia una voce, prima ancora che gli venga messo il soffio della vita in lui, vogliamo ringraziarlo, amarlo. Questo è un atto reale che possiamo fare adesso. Allora Luisa dice, la volontà divina è eterna e ciò che si fa in essa è sempre in atto, né perde mai quello l'atto presente. Perciò nel fiat, furba Luisa, voglio anticipare l'amore di Adamo,
e vezzeggiare il mio creatore col mio amore nell'atto che forma il corpo umano. Voglio fare eco al suo amore per dirgli: nel tuo volere ti ho sempre amato, anche prima che tutte le cose esistessero. Ci ho mai pensato che potessimo fare quest'atto. Nell'atto in cui Adamo viene creato, già noi ringraziamo il Signore eternamente. Anzi, è proprio perché quest'atto di ringraziamento eterno è già messo in eterno, proprio per questo il Signore l'ha potuto creare. Perché il ricambio fa parte di ogni atto divino. Un atto senza scopo, dice Gesù, come il Signore dice, come l'acqua scende, si fa pioggia e feconda la terra e forma il seme che diventa frutto e si fa pane per chi lo deve mangiare. Così la mia parola non ritorna a me senza aver compiuto lo scopo per cui è stata mandata. Allora, nell'atto in cui viene pronunciata la parola, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, già in quell'attimo eterno, in quell'atto eterno, diamo al Signore il ricambio per Adamo e per tutte le generazioni. Che libertà, che potenza che ha l'anima nella divina volontà. E poi possiamo anche partecipare per 10 secondi agli atti che Adamo fa, gli atti di Adamo innocente, atti fatti nella unità di luce della divina volontà, atti universali. Adamo non aveva molto tempo per parlare con Eva, o non avevano molte cose da dire, era completamente rapito da tutto ciò che riceveva nel creato, tutto ciò che noi riceviamo magari per fede. Per lui non aveva bisogno di fede, lui vedeva tonnellate su tonnellate su tonnellate di amore, di beatitudine, di gioia, di nutrimento, di grazia, che gli arrivava in un lito di vento, in un frutto che mangiava, quelli buoni, nel sole, nelle stelle. Forse che Adamo aveva bisogno di andare sulla luna per possedere la luna, per piantare la bandierina. Adamo innocente la possiede, la luna. Infatti Adamo innocente l'ha chiamata luna. È stato lui che ha dato il nome a tutte le cose create. Dare il nome alle cose create, nel linguaggio biblico, vuol dire possedere la sostanza, possedere l'atto che si trova nelle cose create. E quindi per Adamo dire cielo, stelle, molteplicità di virtù, di dolcezza, di movimento, di armonia, di comunicazione. Luna, dolcezza di amore materno. Sentiva già l'amore della mamma nell'atto chiamato luna. Sole, unità, pienezza, atto unico e solo che si dispiega in infiniti atti per tutte le umane generazioni. Vento, beatitudine, soffio dello spirito. Allora, insieme ad Adamo, facciamoci insegnare, Padre Adamo, aiutaci, giriamo insieme nella creazione. La prossima volta, quando giriamo nella creazione, facciamoci accompagnare da Adamo. Giriamo insieme con lui nell'unità di luce della divina volontà in tutto il creato. Non abbiamo molto tempo. Dobbiamo arrivare anche al momento in cui Adamo, Padre Adamo, allocco. Pecca. E Gesù dice: vuoi tu sapere perché Adamo peccò? Perché Adamo peccò? È importante per noi comprendere perché Adamo peccò. Perché questo ci spiega il ruolo delle tre potenze dell'anima, l'intelletto, la memoria e la volontà, e il ruolo dei nostri sensi in ogni peccato.
Perché Adamo peccò? Perché dimenticò che lo amavo. E dimenticando che lo amavo, dimenticò di amarmi. Ma non è che Adamo perse la memoria. Adamo non doveva esercitare la fede. Vuol dire, dimenticò, volle dimenticare, volle distrarsi. Lui vedeva l'amore di Dio in ogni cosa, però ha distolto le sue facoltà da questo amore e quindi l'ha dimenticato. Ha riempito la sua memoria, che è l'onniveggenza in Adamo, di altro. E quindi, dimenticando che io lo amavo, si dimenticò di amarmi. E quindi prima finisce l'amore e poi inizia il peccato. Ogni peccato inizia dove finisce l'amore. Dimenticò di amarmi, dimenticando di amarmi, non fu neanche più in grado di amare se stesso. Infatti il peccato vuol dire non ricevere l'amore di Dio per poterlo riamare e quindi non poter amare neanche se stessi. Non amando noi stessi non possiamo amare gli altri, e lui non amò Eva perché invece di correggerla, come avrebbe potuto fare, salvando il dono della divina volontà per tutte le umane generazioni, lui che fece? Applicò i suoi sensi. Allora che fece? Abbiamo visto come vengono usate le facoltà dell'anima nel peccato, l'intelletto, voglio dimenticarmi che Dio mi ama. Allo stesso tempo tutti i sensi sono ingaggiati nel peccato. Come si ingaggiano i sensi nel peccato di Adamo? Prima ascoltò la voce di Eva, l'udito. Adamo, guarda qui. E lui invece di dire, no, figlia, che prima ancora di essere compagna era sua figlia, la sua piccola figlia, la sua discepola, la sua pupilla, si è distolto un attimo, si è dimenticato, addirittura l'ha guardata. Adamo? Sì? Ah. Udito, vista. Marina, scusa, quindi quando noi pecchiamo ci dobbiamo scordare? Assolutamente sì. L'udito, la vista e poi il gusto. Non soltanto ascoltò le parole di Eva, ma distolse lo sguardo da Dio. In quel momento si è consumato il peccato. Povero allocco. Dolcissimo padre Adamo, perdonato, sì, non peccò più, dice Gesù, non peccò più. Pianse per tutti i 900 anni che visse. E lavorò con il sudore della sua fronte. E la creazione quasi gli rivoltò contro. Povero padre Adamo. Per quanto dolore provò, tanta la gioia di Adamo adesso che dice, finalmente, Signore, hai dato all'umanità, tramite Luisa, capostipite dei figli della Divina Volontà, il dono che, ahimè, persi, col ascoltare una voce che non era tua, distogliere lo sguardo da te, addirittura gustare. E quindi, in ogni peccato umano, è tutto coinvolto, l'intelletto, che voglio, la memoria e la volontà. Voglio dimenticarmi che Dio mi ama, pertanto smetto di amarlo, e nell'istante in cui smetto di amarlo non amo me stesso. Se non amo me stesso, come posso amare gli altri? E poi si coinvolgono tutte le potenze, tutti i sensi dell'uomo, l'udito, la vista, il gusto. Quanto è importante il gusto, dice Gesù. Se è gusto divino, dategli vita, se è gusto umano, dategli morte. Meglio entrare in paradiso con un braccio mozzo che stare nella ghenna con tutte e due le braccia. Leggiamo le parole di Adamo, così distogliamo qualsiasi dubbio o tentazione della bugia colossale del nemico, che vuole farci credere che Adamo è un simbolo, che è una storia. Adamo è persona storica,
Adamo non può venire dalla scimmia. Adamo è uomo, non è animale razionale. Perché? Perché ha qualcosa in più che l'animale non ha, una libera volontà intelligente, non si autocrea. Sembrano delle speculazioni scientifiche, il creazionismo, l'evoluzionismo, ma minano alla base il fondamento che Adamo è stato fatto a immagine e somiglianza del Dio vivente fatto carne. Pensare che Adamo venga dalla scimmia non è offesa né per la scimmia né per Adamo, ma è offesa grandissima al nostro Signore Gesù Cristo. Ad immagine di cui Adamo ha creato. Ora, mentre ciò dicevo, metteva il suo piccolo chiamo Luisa nell'atto della creazione dell'uomo e faceva i suoi giri nella Divina Volontà, volume 20, ottobre 26, 1926. Mio sommo bene è rimasto tutto commosso e intenerito e, facendomi presente il mio primo padre Adamo, bello Adamo, mi ha fatto dire da lui, con enfasi d'amore tutta speciale, figlia benedetta, è Adamo che parla, finalmente il mio Signore Dio, dopo tanti secoli, ha fatto uscire alla luce del giorno colei che doveva pensare a ridarmi l'onore, la gloria che io perdetti col fare sventuratamente la mia volontà. Come mi sento raddoppiata la mia felicità. Felicissimo, Adamo. Finora nessuno ci ha pensato a ridarmi questo onore che perdetti, perciò ringrazio vivamente Dio che ti ha fatto uscire alla luce e ringrazio te come figlia a me più cara, che hai preso l'impegno di dare a Dio la gloria come se mai la sua volontà fosse stata da me offesa, riparato il peccato di Adamo. Luisa continua dove Adamo finì, non c'è più discontinuità, non c'è più frattura. E a me il grande onore che il regno del Fiat Divino fosse ristabilito in mezzo alle umane generazioni. È giusto, e Adamo prende, è giusto che ti ceda il posto che a me toccava, come prima creatura uscita dalle mani del nostro creatore. Chi sta nella volontà di Dio è figlio legittimo ed è figlio primogenito. Quindi Adamo dà a Luisa i diritti di primogenitura. Adamo, accompagnaci, ci abbiamo ancora 4.000 anni da... Entriamo nel prossimo atto. La promessa del Redentore, che non si fa attendere. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa e tu le insiederai il calcagno nella Genesi. Questa è la promessa della redenzione, la promessa del Redentore tramite la donna. E non solo redenzione dalla schiavitù del peccato, ma completa redenzione. Noi pensiamo alla promessa della redenzione come sì, la promessa di una salvezza. Ma Dio, per proprio onore, per compimento della sua volontà, non vuole soltanto ridarci la vita della grazia, ma la stessa divina volontà come vita della creatura, cioè non soltanto farci entrare in paradiso per il rotto della cuffia, ma farci ritornare allo stato di Adamo innocente, dove le conseguenze del peccato non sono eliminate. Soffriamo, moriamo, portiamo gli occhiali, ci viene la sciatica, siamo deboli, non capiamo, ma sono redente, diventano strumenti di redenzione. Infatti, Dio ha scelto di redimere
proprio utilizzando le conseguenze del peccato. Pertanto l'umanità di Gesù è passata attraverso la morte, e passando attraverso la morte ha la sconfitta la morte, è diventata vita. Come dicevamo proprio stamattina, la promessa del Redentore, non soltanto la promessa del Redentore, ma la promessa del Glorificatore, perché Gesù ci redime con la sua passione divina, con le sue pene inaudite, ma indipendentemente dal peccato, lui ha in sé la divinizzazione di tutti i nostri atti. Pertanto c'è un'altra promessa che è contenuta in questa promessa della redenzione, che è la redenzione completa, cioè la redenzione, il ritorno al regno della divina volontà. Ora, la prima promessa di redenzione venne fatta dal Padre nel giardino dell'Eden dopo il peccato. La seconda promessa della restaurazione della divina volontà come vita della creatura, così come era in Adamo innocente, è una promessa ancora più solenne. Da chi viene fatta? Da Gesù, Verbo incarnato, dove? Con la preghiera del Padre nostro. Figlia mia, come Adamo peccò, Dio gli fece promessa del futuro Redentore. Passarono secoli, ma la promessa non venne meno. E le generazioni ebbero il bene della redenzione. Ora, come venni dal cielo e formai il regno della redenzione, che prima deve formarsi la redenzione, prima devono sanarsi le ferite, per poi divinizzare il corpo glorioso, il corpo di Cristo, il corpo mistico della Chiesa. Una volta formata in Gesù la redenzione, che aspetta ancora di essere ricevuta in tutti i suoi frutti, prima di partire al cielo fece un'altra promessa ancora più solenne del regno della divina volontà, e questa la feci nel Padre nostro, e per darle più valore, per ottenerla più presto, la feci questa promessa formale nella solennità della mia preghiera, pregando il Padre che facessi venire il suo regno, che è la volontà divina, come in cielo così in terra. Quindi è Gesù stesso che si è messo a capo di questa promessa. Questo è il Padre nostro e la preghiera di tutte le promesse, della realizzazione delle promesse politiche, delle promesse realizzate, delle promesse in atto e di tutte le petizioni, dice Gesù e Maria Valtorta, la preghiera del Padre nostro è la preghiera di tutte le petizioni e di tutte le consolazioni. Promessa più certa, più solenne, non potrei fare. I secoli per noi sono come un punto solo, ma le nostre parole sono atti e fatti compiuti. E quindi, con la nostra volontà unita a quella di Gesù, con Luisa, con Padre Adamo, ringraziamo nell'Eden il Padre per la promessa istantanea della redenzione. Ed entriamo nella preghiera del Padre nostro così come è stato insegnato per la prima volta da Gesù agli Apostoli. E prendiamo in questo Padre nostro tutti i Padre nostro recitati in modo distratto, inconsapevole. Quanti trilioni di volte è stato recitato il Padre nostro nella storia? Se non ci fosse Gesù che sa quello che intende, che sa quello che promette e che compie quello che promette, ogni volta che si recita il Padre nostro, cioè, lo so che Marina è completamente distratta, ma mi metto io a capo di questa, Padre, ascolta me, sono io che prego in lei. E il Padre dice, ah figlio mio, in te ho posto tutta la mia compiacenza, perché Gesù ha pregato il Padre nostro, ha fatto questa promessa e ha realizzato questa promessa in ciascuno di noi. Adesso abbiamo l'opportunità con questa conoscenza di andarci a prendere questo atto, farlo nostro con tutta la conoscenza e la potenza di questa promessa compiuta, affinché il Padre possa dire, dov'è la omeopata? Ecco, ti chiami Angelica. Ecco Angelica, mia figlia, in lei ho posto tutta la mia compiacenza, perché trova la promessa compiuta. Non volevo metterti on the spot. E per dire che in ciascuno di noi questa promessa è compiuta e il Padre trova tutto fatto in Gesù, ma il regno della divina volontà è proprio che Gesù vuole altri sé
Vuole che quello che è sospeso e compiuto in lui si faccia vita attuale in ciascuno di noi. Affinché il Padre trovi in ciascuno di noi quello che trova in Gesù. In virtù di cosa? Di quanto siamo bravi? No. In virtù della divina volontà operante nel nulla della nostra, nella bravura della nostra, nel qualcosina della nostra, nella nostra missione. No, nel nulla. Nulla. Un nulla però libero, intelligente, che fa un unico atto, quello di ricevere il tutto. Al fine di compiere questa promessa, sia per la redenzione del peccato, sia per la redenzione alla vita della divina volontà, redenzione, di restituire, restaurare, che fa Dio? Usa la donna. La donna. Scrive Gesù, Gesù negli scritti di Luisa, fu la donna l'incitamento, la causa perché l'uomo precipitò nelle sue sventure e noi vogliamo servirci della donna per mettere le cose in ordine e fare uscire l'uomo dalle sue sventure e restituirgli il decoro, l'onore, la vera somiglianza nostra, come fu da noi creato. Così come Nostra Madre Santissima schiaccia la testa del serpente infernale. È lei la potentissima. È tramite il suo Fiat che riceviamo la redenzione. È in legge anche tutta la vita della divina volontà, ma non è missione sua. Questa missione del Fiat Voluntas Sua è missione di Luisa, perché deve attuarsi in una creatura di stirpe comune, nata con un peccato originale. Altrimenti diremmo, sì, grazie, Nostra Madre Santissima, concepita immacolata, bello sì, ma non è per me. Invece, così come Dio si è servito della donna, Maria Santissima, schiacciare la testa del serpente e poter ricevere per chiunque lo voglia, in qualunque luogo e qualunque tempo, i frutti della redenzione, così adesso si serve di un'altra donna. Dice la donna ti schiaccia, non una donna, la donna. Il problema del femminismo è risolto. Basta. Vogliamo veramente avere la dignità della donna, che è la creatura più sensibile, più bella, con infinita capacità di soffrire, infinita capacità di amare, infinita capacità di gioire. Entriamo nella divina volontà e partecipiamo con Maria Santissima e con Luisa a schiacciare, questo vale anche per i maschietti, a schiacciare la testa del serpente. Noi vogliamo servirci della donna. Come la Vergine Madre schiacciò il capo del serpe infernale, così voglio che un'altra Vergine deve essere la prima possedettrice della volontà suprema. E prema di nuovo quel capo infernale per schiacciarlo e sconfiggerlo definitivamente, in modo da rintanarlo nell'inferno affinché abbia pieno dominio su di lui e non ardisca ad avvicinarsi a chi deve vivere nel mio volere. Perciò, Gesù dice a Luisa e dice a Rosa e dice a ciascuno di noi, metti, e dice a Torino, non solo nei femminucci, metti il tuo piede sul suo capo e crush it. Schiaccialo. Volume 15. Allora, in questo secondo passetto che abbiamo fatto, pietra miliare nel cammino della Divina Volontà nell'Antico Testamento, entriamo nell'atto della donna che schiaccia il capo del serpente infernale. Non soltanto per ottenere la redenzione, ma la sconfitta finale e definitiva, per rintanarlo nei suoi appartamenti. Terza pietra miliare lungo il cammino. Il diluvio. E sappiamo come conseguenza del peccato si diffondono tanti costumi cattivi nell'umanità, addirittura poi le creature non riescono più a comunicare tra di loro, erigendo torri di Babele. E
Il capitolo 6 della Genesi parla poi della degenerazione. Dice, il Signore Dio dice, io mi pento di aver creato l'umanità. E manda il diluvio. Di diluvio però ce ne sono dicevamo prima, no? Le tre dimensioni, cioè il diluvio effettivo, vero, reale, che si è verificato. C'è il diluvio del sangue di Cristo che ci redime. E poi c'è il diluvio delle conoscenze, del vivere nella divina volontà. E infatti dice Gesù, figlia mia diletta, voglio farti sapere l'ordine della mia provvidenza. Ogni corso di 2000 anni ho rinnovato il mondo. Nei primi 2000 anni, i primi 2000, lo rinnovai col diluvio. Nei secondi 2000, lo rinnovai con la mia venuta sulla terra. Il diluvio della grazia che esce dalle piaghe di nostro Signore. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgenti diluvio di misericordia su di noi, confido in te, affogami, in cui manifestai la mia umanità, cui, come da tante fessure, traluceva la mia divinità. E i buoni e gli stessi santi dei secondi 2000 anni, cioè dalla venuta di Gesù in poi, sono vissuti dei frutti della mia umanità. L'imitazione di Cristo, l'imitazione della sua umanità, delle sue virtù. E hanno goduto dei riflessi della mia divinità. Ora siamo circa nei terzi 2000 anni. Questo viene scritto nel 1919, quindi 2000. E ci sarà una terza rinnovazione, un terzo diluvio. Ecco perciò lo scompiglio generale non è altro che il preparativo della terza rinnovazione. E se nella seconda rinnovazione, l'incarnazione di Gesù e la sua venuta sulla terra, manifestai ciò che faceva e soffriva la mia umanità, soffriva, quello che abbiamo visto stamattina, abbiamo visto la sua passione corporale, la sua passione morale, ma la sua passione divina no? Non la conosceva. Manifestai ciò che faceva e soffriva la mia umanità, ma pochissimo manifestai, o quasi nulla, di ciò che operava la divinità. Ora, in questa terza rinnovazione, sarò ancora più largo con le creature e con. Ho dimenticato una parentesi. Ora, dopo questa rinnovazione, dopo che la terra sarà purgata e in gran parte distrutta la generazione presente, che necessitiamo di grandi purghe per noi e per tutti, e chiediamo alla Divina Volontà di purificarci il prima possibile, sarò ancora più largo con le creature, compirò la rinnovazione con manifestare ciò che faceva la mia divinità nella mia umanità e quindi anche le pene che la divinità infliggeva alla mia umanità, senza delle quali Gesù non avrebbe potuto redimere neanche una di creature. A deicidio si ripara con morte volontaria di un uomo Dio, con pene divine, inflitte dalla divinità. Divino, santissimo, giusto, implacabile, giustissimo, amorosissimo, carnefice. Il mio amore vuole sfogo e vuole far conoscere gli eccessi che operava la mia divinità nella mia umanità a pro delle creature, che superano di gran lunga gli eccessi che operava esternamente nella mia umanità. Potrei chiamare le pene della mia passione i veli. I sollievi, le carezze rispetto alle pene interne che la mia stessa divinità mi infliggeva, rispetto a quello che abbiamo detto stamattina, come pure tutta l'opera di Gesù glorificatore, che in qualsiasi atto compiva
lui rifaceva, abbracciava e rifaceva tutti gli atti delle creature. E quindi la divinizzazione della vita di ogni creatura è in lui, è sospesa. Questo è un lavoro immane, enorme. Della redenzione conosciamo pochettino, della glorificazione quasi nulla. Tutto è deposto nella Chiesa, ma quanto ancora dobbiamo scoprire ciò che è deposto? Allora prepariamoci a ricevere questo terzo diluvio, il diluvio delle conoscenze della Divina Volontà. Più che acqua la mia volontà fa le sue inondazioni, ma non a tempo a luoghi, ma sempre. E a tutta la terra, e su ciascuna creatura versa le sue forti e alte inondazioni. Vediamo allora com'è entrare nel diluvio, nell'atto della Divina Volontà nell'Antico Testamento. È atto uno e trino. È il diluvio in sé per purificare la terra dalle aberrazioni, ma è anche atto che prefigura e contiene in sé il diluvio della redenzione delle piaghe del sangue di nostro Signore Gesù Cristo. Ed è anche atto uno e trino che si dispiega adesso nel diluvio della santificazione. Sempre antico e sempre nuovo. L'Antico Testamento è il Nuovo Testamento, è il Testamento. Perciò, figlia mia, se vuoi prendere tutto il bene del tuo Gesù e della Sovrana del Cielo, nel nostro fiat troverai tutto in atto. Implora questi atti, riconoscili, e ti sentirai sotto la pioggia, sotto il diluvio dei nostri atti continui. E quindi in Noè e le poche decine di persone che entrarono con lui nell'arca, nel nostro santo padre Noè, vogliamo ringraziare Dio per il diluvio della purificazione, il diluvio della grazia, il diluvio di vita divina che vuole prendere vita in noi. C'è un'altra cosa bella che succede dopo il diluvio, si parla dell'arcobaleno, l'arcobaleno. E dice a Noè: io stabilisco la mia alleanza con voi, non sarà più distrutto nessun vivente dalle acque del diluvio, né più il diluvio devasterà la terra. Siamo nella Genesi, capitolo 9. Dio disse: questo è il segno dell'alleanza che io pongo tra me e voi e tra ogni essere vivente che è con voi per le generazioni eterne. Il mio arco pongo sulle nubi ed esso sarà il segno dell'alleanza tra me e la terra. Dice: quando vedo l'arco mi dico: no, non lo manderò più un altro diluvio, questo è il segno dell'alleanza. L'arcobaleno è la promessa di una progenie pura e immacolata. È l'arcobaleno dei figli della Divina Volontà. Pertanto, dice Gesù, entrando nell'atto dell'arcobaleno, volume 12 di Luisa: figlia mia, il terzo fiat, il mio fiat voluntas tua, come in cielo così in terra, sarà come l'arcobaleno che si vide nel cielo dopo il diluvio, che come iride di pace assicurava agli uomini che il diluvio era cessato. Così sarà il terzo fiat. Come si conoscerà? Ed anime amanti e disinteressate entreranno a far vita nel mio fiat? Saranno come arcobaleni, che come iridi di pace rappacificheranno il cielo e la terra e fugheranno il diluvio di tante colpe che inondano la terra. Queste iridi di pace avranno per vita il terzo fiat, sicché il mio fiat voluntas tua avrà compimento in loro. E come il secondo fiat mi chiamò sulla terra per vivere in mezzo agli uomini, così il terzo fiat chiamerà la mia volontà nelle anime e vi regnerà come in cielo così in terra.
Gesù entra ancora più nel dettaglio e lui se gli chiede: ma quali sono i colori di questo arcobaleno? Cioè, i colori del, vuoi sapere i colori dell'arcobaleno? Si chiamano potenza, sapienza, amore, misericordia, giustizia, bontà, santità, le sette qualità divine. Allora la nostra Madre Santissima, non so se la nostra Madre Santissima, tra i miliardi di titoli che cerchiamo di darle, gli abbiamo dato anche il titolo di arcobaleno, regina della pace. Lei è l'iride di pace, la celeste pacera. Per esempio troviamo, no, nel giorno 9 del libro della Vergine Maria, l'ufficio di celeste mandataria, celeste segretaria, celeste pacera. E dice: grande Dio, pace ti porto dalla terra e tu dammi la tua pace affinché cielo e terra si rappacifichino. Allora, insieme con Maria Santissima, vogliamo costituirci iride di pace, ricevere il diluvio della divina volontà, perché si possa compiere il regno. Questo poco di silenzio stiamo facendo scorrere qualche secolo. Ma ce li abbiamo tutti in pugno. Immaginiamo se un arcobaleno non può abbracciare tutti i secoli, tutte le generazioni, tutta l'umanità. Così comprendiamo quello che stiamo facendo. Perché ci manca la vista divina adesso per poter vedere il padre Adamo e il padre Noè, Enoch e tutti gli altri presenti, a celebrare questi ride di pace tra cielo e terra. Creazione dell'uomo, promessa del Redentore, diluvio, è tempo di chiamare Abramo. Dopo secoli di silenzio, la Divina Volontà parla. Abramo, esci dalla tua terra e vai dove ti porterò. C'era un canto, cantavamo da piccoli, dice: Abramo, non partire, non andare, non lasciare la tua terra, cosa speri di trovare? Ma la gente indifferente cosa speri di trovare? Quello che lasci tu lo conosci. E dice, sembrano gli amici di Giobbe, no? Dice: ma dove vai? Ma sei pazzo? Ma dove vai? Stai tanto bene in Ur, la culla della civiltà, l'odierno Iraq. Ma dove vai, Abramo? C'hai tanti, tanti possedimenti, tanti greggi e animali, figli. Dov'hai? Esci dalla tua terra e vai dove ti porterò. Ecco, Abramo. In Abramo troviamo l'atto dell'eroismo. L'Abramo è il nostro padre della fede. E quindi la divina volontà in Abramo sprigiona l'atto eroico. E se Abramo non si fosse spostato da Ur fino alla terra di Canaan, e poi in Egitto, e poi da capo in Canaan, e tutti i giri che ha fatto, non saremmo qui. Pertanto grazie divina volontà in padre Adamo. E adesso noi vogliamo ricevere l'atto dell'eroismo di Abramo come nostra vita, come vita continua, per dare ad Abramo tutta la gloria, la felicità e la gloria e l'onore, come se Abramo avesse ricevuto piena vita divina in ogni suo atto. Non soltanto l'atto eroico e la sua eroica ubbidienza al comando. In lui la divina volontà sprigiona l'atto di un Dio che sacrifica il figlio e lo mette nel nostro padre Abramo, che è disposto a sacrificare suo figlio. Addirittura poi Luisa dice: ma Gesù, che differenza c'è adesso tra la prova che hai chiesto ad Adamo e la prova che hai chiesto ad Abramo? E Gesù dice:
Ad Abramo non chiesi il sacrificio di un frutto, ma prima gli chiesi che andasse in terra straniera, dove non era nato, e pronto mi ubbidì. Poi volli fidarmi di lui. Lo abbondai di grazia e gli chiesi il sacrificio dell'unico suo figlio che amava più di se stesso, e lui pronto me lo sacrificò. Perché quella era la sua volontà. In questo io conobbi a prova che potevo fidarmi di lui. Potevo tutto a lui affidare. Si può dire che fu il primo riparatore a cui veniva affidato lo scettro del futuro Messia. Perciò lo levai a capo delle generazioni, con grande onore di Dio, di se stesso e dei popoli. Veniamo a noi. È mio solito, dice Gesù, a Marina, a Concettina e a Giovanni, è mio solito chiedere piccoli sacrifici, di privarsi di un piacere, di un desiderio, di un piccolo interesse, di una vanità, di distaccarsi da una cosa che sembra non possa far danno, anche da una cosa santa. Queste piccole prove servono come piccoli poggi per mettere il grande capitale della mia grazia, per disporre ad accettare sacrifici maggiori. Per questo cosa conta di più, il piccolo sacrificio o il grande sacrificio? Parendolo, quante santità hanno principio da un piccolo sacrificio e quanti con l'avermi rifiutato un piccolo sacrificio, parendo loro che fosse cosa da nulla, sono rimaste rachitiche nel bene, cretine nel comprenderlo, deboli nel camminare la via che conduce al cielo. Poverette queste anime. Si vengono strisciare e lambire la terra da fare pietà, perciò, figlia mia, ci vuole più attenzione ai piccoli sacrifici che ai grandi, perché i piccoli sono la forza dei grandi e dispongono Dio a dare la grazia e l'anima a riceverla. Importanza del piccolo sacrificio. Ora, con Abramo la divina volontà sprigionò l'atto dell'eroismo. Abramo fu il simbolo dei privilegi, dell'eroismo dei figli del divin volere. Però, dice Gesù, questo non è regnare, figlia mia, né forma il regno del mio volere. Per formarlo non ci vuole un solo atto, ma l'atto continuato che esso possiede. Ora, qui si vede che ad onta dei tanti prodigi e miracoli che i santi, i profeti e i patriarchi hanno fatto, non hanno formato il regno della divina volontà in mezzo alle creature. Perché qui la divina volontà si manifesta con azioni sporadiche, fortissime, eroiche. Dice Gesù, una volontà voluta espressa, volontà voluta comandata. Però non c'è ancora il regime della grazia e ancora meno la vita divina continuata nell'anima. Pertanto è nostra responsabilità, anche nei confronti di padre Abramo, di ricevere in noi la vita dell'atto eroico. In Abramo. Mancava in loro l'atto continuato, la vita permanente in loro, aspettando altro tempo più propizio, quando la paterna bontà si compiacesse di far conoscere prima e poi dare un bene sì grande. Perciò si attenta e segui il tuo volo nel fiat divino. Questo ci dice che in questo giro che stiamo facendo, questi atti interni, sono una necessità e sono un dovere sacrosanto, non soltanto un diritto, ma un dovere sacrosanto. Perché con la conoscenza acquisita, con il dono acquisito, nella comunione di santi e di tutte le creature, dobbiamo mettere e far girare questa divina volontà a beneficio di tutti, anche di padre Abramo. Finiamo un ultimo punto, poi facciamo una breve pausa. Il tema di Abramo apre un altro panorama bellissimo, che è quello della schiavitù e della legittimità
Come sappiamo, Abramo ebbe questi due figli, no? Ismaele ed Isacco. Ismaele è il figlio della schiava egiziana Agar, figlio illegittimo. Ed Isacco, il figlio legittimo, figlio di Sara, principessa. Ora, perché nell'Antico Testamento c'è questa enfasi sulla legittimità del figlio, sulla benedizione che si deve trasmettere da padre in figlio al primogenito? Questo è un fatto vero, un fatto fisico, tant'è vero che la benedizione che Abramo dà a Isacco e che a Isacco dà a Giacobbe non si può ritirare. Abbiamo visto che, cioè, quando Isacco ha benedetto Giacobbe, dice: "Ma no, ma tu non sei il primogenito, ma avete imbrogliato, è Esaù il primogenito", cioè no, ormai l'hai data, non la puoi ritirare la benedizione. Questa benedizione che fisicamente si trasmette con tutti i possedimenti, gli onori, le grazie, la forza di padre in figlio, che cos'è? È la trasmissione della promessa, la trasmissione della promessa della redenzione. Quindi vediamo come il fatto carnale, storico, fisico nell'Antico Testamento ha la valenza redentiva, perché c'è la promessa della redenzione, perché il Signore sceglie questa discendenza, Abramo, Isacco, Giacobbe, 12 figli, le 12 tribù di Israele, il preferito Giuseppe, il sognatore. Addirittura Giuseppe, che riceve la benedizione, il suo corpo, quando morì in Egitto, dice a Mosè, dice: "Portatevelo con voi", perché la benedizione fisicamente si deve trasferire alla terra promessa. Questa benedizione, come dire, è in embrione la promessa di una progenie santa immacolata. La benedizione, possiamo pensare, che Abramo dà ad Isacco, contiene in sé che cosa? Il concepimento immacolato di Maria. Perché, lo dicono altri mistici, ma è bello pensare, bello vedere come nel momento in cui Adamo pecca, in Adamo c'è la promessa, c'è il regno della divina volontà che si trasmette, c'è questa luce di una discendenza, di una progenie pura, santa e immacolata. Nell'istante in cui pecca Adamo, il Signore che fa? Ritira il dono della divina volontà. Dice: "Me lo prendo, non può essere a contatto con un'umanità peccatrice". Però che fa? Lo tiene in serbo e dice: "Sta qui, te lo prometto. La donna schiaccerà il capo del serpente". Che fa poi questa promessa? Quando viene il tempo, la dà ad Abramo. E fisicamente da Abramo si trasferisce a suo figlio, e poi a suo figlio, e poi a uno o due suoi figli, fino ad arrivare, tribù di Giuda, casata di Davide, Giuseppe e Maria, della casa di Davide, Maria Santissima, Gesù, figlio di Davide. Quindi, storicamente, fisicamente, quello che accade carnalmente, fisicamente nell'Antico Testamento, contiene in sé la valenza di una promessa. Questo è importante. La legittimità del figlio, i diritti di primogenitura. I figli legittimi nell'Antico Testamento sono rappresentati dalla progenie di Abramo. Abramo significa progenitore di tante nazioni, e di Sara, che significa principessa, e poi a Isacco, e poi a Giacobbe. Giacobbe ha 12 figli, le 12 tribù di Israele. Alla tribù di Giuda, prescelta tra le 12 tribù, all'interno della tribù di Giuda, la famiglia di Davide. Il figlio legittimo per eccellenza, che incarna il Verbo, il figlio unigenito, nostro Signore Gesù Cristo. Una considerazione che possiamo fare è che nel dare la benedizione a Isacco, figlio legittimo, il nome di Isacco significa sorride,
Ricordate quei tre personaggi che vanno alla tenda di Abramo e dice Abramo, ti siediti, scusa, prepara qualcosa, gli diamo qualcosa da mangiare. Dice, tra un anno ci rivediamo e tu avrai un figlio. E c'era Sara di là che faceva il pane, dice, avrò un figlio, io ho 99 anni. Ma hai riso? No, io non ridevo, no. Pure Abramo una risatina se la fa. Tant'è vero che Isacco vuol dire ridi. E anche Dio che sorride, perché lui compie la promessa, nonostante la sterilità, l'anziana età. Quindi quest'atto della benedizione, della promessa del figlio legittimo e anche del sorriso scettico, mostra che questa benedizione, questa promessa di una progenie santa e immacolata, il vivere nel volere, è opera di Dio nell'anima. È impossibile a mezzi umani, a natura umana. È un prodigio tutto divino. Per cui o ridiamo scetticamente, oppure lo accettiamo. Isacco sorride. I figli legittimi, come dice Gesù a Luisa, i figli legittimi sono coloro che avrebbero fatto la nostra volontà. È la divina volontà che ci legittimizza. La redenzione ci ha resi figli adottivi, perché viviamo degli effetti di una volontà divina, della grazia santificante. Adesso dice, venite dentro la sorgente della grazia, vi legittimizzo a immagine e somiglianza, dentro il figlio mio, figlio unigenico, unigenito, legittimo. Quindi è la divina volontà che ci legittimizza. La nostra volontà abitante in questi figli, formando in loro la propria vita, avrebbe fatto loro comprendere tutti questi amori distinti. La nostra volontà, che con un fiat aveva creato e conosceva tutti i segreti, abitanti nei nostri figli legittimi, con un altro fiat svelerebbe i nostri segreti, che ci sono in tutte le cose create. Quindi è la divina volontà che ci legittimizza e ci dà la vista per poter ricevere e ricambiare i doni del Padre. Perché il padre al figlio legittimo che fa? Per diritto umano e divino provvede, istruisce, guida, protegge. Bellissimo. Ismaele significa Dio ascolterà, perché Agar si è trovata da sola nel deserto, cacciata via, e piange, grida, e Dio dice, ho ascoltato il tuo dolore. Anche Ismaele avrà una sua discendenza. Dio protesse Israele e diede anche a lui molti discendenti. Li conosciamo. E attualmente, profeticamente, dice, la sua mano sarà contro, lo viviamo adesso sulla nostra carne, nelle guerre, in tutto quello che sta succedendo, la sua mano di Ismaele sarà contro tutti e la mano di tutti contro di lui. Ma che succede allora dei figli illegittimi? Se è la divina volontà che ci legittimizza, anche i figli illegittimi possono essere legittimizzati. E come? Vedete come risponde l'Antico Testamento a questo. Una sorella di Davide, Abigail, figlia di Jesse, sposerà chi? Un discendente di Ismaele, Yeter. E avranno un figlio che si chiama Amasà. È bellissimo questo, trovarlo nel libro delle cronache, nel senso che anche Ismaele, la sua discendenza, viene legittimizzata, rientra nella casata reale dei figli legittimi. Questa è storia, sono cronache, ma questo ci dice che ogni volta che io esco dalla volontà di Dio, non sono figlia legittima, sono un'usurpatrice, una ladroncella, ma sposando la divina volontà, qui è Abigail che sposa Yeter, discendente di Ismaele. Mi legittimizzo. Pertanto, anche i discendenti di Ismaele attendono la legittimazione
e dipende da noi, dipende dagli atti che facciamo, affinché la divina volontà si possa conoscere, possa abbracciare e legittimizzare tutti i figli, i musulmani, gli ebrei, tutti. Ciò mostra come, per amore di Dio, il suo piano di restaurare il regno della divina volontà, i figli che sono stati schiavi, schiavi della loro umana volontà, figlio illegittimo, storicamente il figlio della schiava, è la figura, l'immagine, l'atto del figlio schiavo della sua umana volontà. Anche i figli schiavi della loro umana volontà possono diventare figli legittimi. E come? Sposando la divina volontà. Così come Abigail ha sposato una figlia di Esse, un figlio di discendente di Ismaele. E quindi con l'unire la loro volontà alla divina. Pertanto questo ci... ci dà la forza e il desiderio e la gioia di continuare quest'atto, e con questo atto vogliamo abbracciare tutti i figli per ora illegittimi, per mancanza di conoscenza, per ignoranza, per rifiuto, e impetrare la legittimazione affinché tutti possiamo rientrare nel casato reale, nel casato del re Davide, entrare dentro il figlio di Davide che è Gesù Cristo. Adesso facciamo una pausa, se no Tonino mi rimprovera. La creazione dell'uomo, la promessa del Redentore, il diluvio, la chiamata di Abramo. La benedizione al figlio legittimo Isacco. Adesso ci troviamo Esaù e Giacobbe e le 12 tribù. I figli di Isacco sono Esaù e Giacobbe. Nella Genesi leggiamo come Esaù, che era il primogenito di fatto, quello nato prima, era un abile cacciatore, un uomo della steppa. Mentre Giacobbe che faceva? Era più un introverso, un uomo tranquillo, dimorava sotto le tende. Che cos'è questo? È l'immagine dell'anima interiore. L'anima esteriore, l'anima che va fuori, che si occupa di tutte le cose fuori. Poi c'è l'anima la bellezza dell'anima interiore di Giacobbe. Infatti che fa Esaù? Era tanto preso dalle sue mille attività di cacciatore, torna affamato dalla caccia ed è disposto a vendersi i diritti di primogenitura. Dice, ma che stai a cucinare? Un piatto di lenticchie rosse, dammi quella roba rossa. Va bene, te la do, però tu mi dai i tuoi diritti di primogenitura e tutto quello che ciò comporta, la benedizione di Isacco. E quindi la promessa che questa benedizione contiene. Ok, sì, sì. Aiutato dalla madre Rebecca, Giacobbe prende la benedizione di primogenito da suo padre Isacco al posto del fratello Esaù. Che cos'è questo? È l'atto della volontà umana che cambia le cose eterne e i beni divini per i piaceri e le soddisfazioni temporali e passeggeri. Quante volte uno si gioca i diritti di primogenitura, i diritti di figliolanza per un piatto di lenticchie. Anche Adamo si era giocato i suoi diritti di primogenitura, aveva perso il dono della divina volontà per un frutto. Investigare cosa c'era in quell'albero della conoscenza del bene e del male.
investigare il mistero e l'atto che Dio si era tenuto per sé, il mistero della procreazione. Esaù che fa? Pure lui si è giocato i diritti di primogenitura per un piatto di lenticchie. Che fa Luisa? Luisa pure rinuncerebbe ai suoi diritti di figlia primogenita della divina volontà, ma lo farebbe per che cosa? Né per un frutto, né per un piatto di lenticchie. Lo farebbe solo per Gesù, per avere Gesù soltanto. Ma Gesù non lo vuole. È bello vedere che questa essere disposta di Luisa a rinunciare ai diritti di primogenitura, ma dice, ma che mi importa a me di sta primogenitura? Cioè, io voglio te solo. Questo in se stesso è un atto di riparazione universale per tutte le volte che vogliamo scambiare Gesù per un piatto di lenticchie, per un piacere passeggero. Sai tu, figlia mia, che significa figlia primogenita della mia volontà? Perché Gesù dà a Luisa questo nome, figlia primogenita della divina volontà. Il figlio che vive nella divina volontà è figlio legittimo perché sta nella volontà del Padre, e pertanto come Gesù riceve tutto dal Padre, parla le parole del Padre, fa le opere del Padre, riceve tutto dal Padre. Il Padre si compiace in Gesù, il Padre lo guida, il Padre lo istruisce, il Padre lo genera eternamente. Così pure il figlio legittimo riceve tutti i beni, vita divina continua, che stanno nella divina volontà. Non solo, ma non è solo figlio legittimo, anche figlio primogento. Cioè, figlia mia, sei figlia legittima e figlia primogenita. Sai che cosa vuol dire figlia primogenita della mia volontà? Significa prima figlia nell'amore del Padre Celeste. Vieni prima di tutti, prima di tutto ad essere amata. Significa prima figlia della grazia, della luce, prima figlia della gloria, prima figlia posseditrice delle ricchezze del Divin Padre, prima della creazione, come primogenita figlia del Supremo Volere, contiene tutti i vincoli, tutti i rapporti, tutti i diritti. Vincoli di figliolanza, rapporti di comunicazione e diritti a possedere tutti i beni del Padre. Figlia primogenita. Non è tutto. Sai tu che significa prima essere uscita, figlia primogenita della mia volontà? Significa non solo essere prima nell'amore e in tutte le cose del suo creatore, ma racchiudere in sé tutto l'amore e tutti i beni degli altri. Sicché, se gli altri possederanno ciascuno la sua parte, il primogenito lo possiede tutto, li possiede tutti. Pertanto Luisa è figlia primogenita, perché ricevendo il diritto di primogenitura e stando sempre nella volontà del Padre, riceve tutti i beni del Padre e ha il diritto di amministrarli a tutti. E se tu prendi soltanto il 30%, tu prendi il 70%, ti voglio dare tutto, ti voglio dare tutto. Sono prima in tutto e posso dare a tutti. E sei il primogenito. Io nel sentire ciò ho detto, amor mio, che dici? E poi, a che mi giova tanta fortuna che tu dici quando mi privi di te? La pena della privazione, che è il proxy della pena della passione divina, è pena divina, perché essere inseparabile da Dio è sentirsi lontani da Dio. Atroce. Tutti i beni si convertono in amarezze senza di te, e poi te l'ho detto altre volte, solo te voglio, perché tu mi basti per tutto, il primato, la primogenitura. Senti, dagli a chi vuoi, a me non mi interessano. Se vuoi rendermi felice, restati tu solo con me, ciò mi basta. Luisa è disposta a dare i diritti di primogenitura, perché non sa che cosa vuol dire esattamente, ma è disposta a cederli per Gesù, per tutto Gesù, e quindi è disposta a cederli per i diritti di primogenitura. È un circolo virtuoso. Figlia mia, non deve bastarti me solo, ne voglio che dici che tutto il resto non ti interessa. No, no. Se non mi basta a me il darti me solo, se non ti do tutte le cose mie, se mi interessa a me che il primato, la figlia primogenita sia tu, deve interessare anche a te.
Gesù è inseparabile da tutti i suoi atti, da tutto ciò che Gesù è, Gesù fa e Gesù possiede, da tutto ciò che è nella divina volontà. Per quindi possedere Gesù pienamente e possedere tutte le sue opere, quindi possedere i diritti di primogenitura, è la stessa cosa. Ora, non sai tu che il primato che perdette Adamo come figlio primogenito della mia volontà è passato a te e io debbo racchiudere in te tutti i beni che dovevo racchiudere in lui se non si fosse sottratto dalla mia volontà? Perciò io ti guardo come la prima creatura uscita dalle nostre mani, come disse Adamo stesso. È giusto che il primato che io persi venga dato a te. Poiché chi vive in essa è sempre la prima presso il suo creatore. Adonta che nel tempo è nata dopo, questo dice nulla, nel nostro volere è sempre la prima. Vai pure avanti. Page down. Andiamo per un attimo a Giuseppe. Giuseppe è uno dei 12 figli, no? Il più piccolino. Che vestiva con la tunichella lunga, che faceva i sogni e diceva ai fratelli: ho sognato che voi vi fareste inginocchiati a me di fronte. Ma sì? Quando poi li raggiunge, che pascolavano, dice: sai che facciamo? Buttiamolo in questa cisterna. Ruben cerca di dire: ma no, dai, non uccidiamolo, almeno lo vendono. E viene portato in Egitto. Poi sappiamo la storia, no? Lui diventa l'intendente di finanza del faraone. Quando poi arriva la carestia, tutti i popoli, anche i suoi fratelli, vanno in Egitto a chiedere grano. E siccome lui aveva l'autorità su tutte le riserve di grano dell'Egitto, lui li riconosce, loro no. Alla fine c'è l'atto eroico di Giuseppe, che si fa conoscere dai suoi fratelli, che stanno lì ad implorare, come realizzazione di quel sogno profetico di Giuseppe il sognatore, ad implorare di ricevere grano. E Giuseppe dice: portatemi Beniamino, portatemi mio padre. E loro dicono: adesso lui che fa? Ci uccide. E dice: ma se il Signore, se Dio si è voluto servire di me per fare del bene, chi sono io per non perdonarlo? Vì. Bellissima la storia di Giuseppe. Fu il simbolo del dominio che avrebbe tenuto i figli della mia volontà, e come lui non fece perire di fame tanti popoli e anche i suoi ingrati fratelli, così i figli del fiat divino avranno il dominio e saranno causa di non far perire i popoli e chiederanno da loro il pane della mia volontà. Andiamo avanti. Arriviamo a Mosè. In lui troviamo la potenza, potenza anche se lui era balbuziente, non sapeva parlare. Dice: ma parla tuo fratello. Sprigionò in lui l'atto dell'eroismo, in Mosè l'atto della mia potenza, della potenza. Entriamo nell'atto, per un momento, nell'atto del passaggio del Mar Rosso. Così come il passaggio del Mar Rosso è un evento storico e veramente le acque si sono separate ed è passato il popolo, il Mar Rosso insanguinato, che cos'è? È l'immagine del porto delle piaghe dell'umanità di Gesù. La terra promessa è l'umanità di Gesù. Passare per il Mar Rosso vuol dire passare attraverso le piaghe di Gesù, quindi ricevere i frutti della redenzione. Infatti, non c'è santità che non passi per il porto della mia umanità, anzi ci sono santi che restano nel porto della mia umanità, nel porto delle piaghe di Gesù. Altri vi passano oltre. Ecco, per entrare nella terra promessa, che è l'umanità di Gesù, dobbiamo conoscere la sua umanità e dobbiamo ricevere i frutti della redenzione attraverso il Mar Rosso delle sue piaghe.
Poi dice Gesù, ci sono tante santità che si fermano ad imitazione della mia umanità, nelle baiette, nei porti, nelle cale della mia umanità. Ma io ti ho chiamato, Luisa, ad attraversare completamente il Mar Rosso per entrare dentro questa terra promessa, in cui cosa c'è? C'è la mia divinità che opera nella mia umanità. Poi innestai subito il mare della mia volontà e quando ti vidi disposta e mi cedesti il tuo volere, il mio prese vita in te e il mare scorreva e cresceva sempre. Ogni tuo atto in più nel mio volere era una crescenza maggiore. Questo per dire, ogni santità passa per l'umanità di Gesù. Ogni santità passa per la passione di Gesù. Ogni santità passa per il Mar Rosso. Il vivere nella divina volontà è proprio attraversare il Mar Rosso. Passare attraverso le piaghe di Gesù per entrare dentro, e che troviamo dentro? La divinità di Gesù operante nella sua umanità. Altro che Antico Testamento, è il Nuovo Testamento, l'Eterno Testamento di Gesù che dice passa attraverso il Mar Rosso delle mie piaghe. Questa è, come abbiamo detto stamattina, la mia passione corporale, la tua immedesimazione nella mia passione morale, sono delle calamite che ti chiamano ad entrare dentro l'oceano delle mie pene interne, nella mia passione divina, per vedere come la mia divinità, non soltanto per vedere, per partecipare all'operato della mia divinità nella mia umanità e farlo tuo. Allora entriamo nel passaggio del Mar Rosso. Io voglio entrare in questo passaggio del Mar Rosso e lo voglio fare anche per i cavalli e i cavalieri egiziani. Perché per la gloria del suo nome, Dio rese ostinato il faraone, lo rese ostinato, per dare prova di sua maggiore gloria. Io vorrei stare, adesso mi metto, nel cavaliere egiziano, come Miriam che dice, il Signore è glorioso e trionfante, cavallo e cavaliere ha gettato nel mare. Io mi voglio mettere al posto di quel cavaliere che ha obbedito fedelmente all'ordine del faraone e affogato nel Mar Rosso. Nel momento in cui affoga nel Mar Rosso si rivela la verità. Oh, davvero? Davvero questa è la volontà di Dio? Davvero il Dio di questo popolo è il Dio vero? Davvero loro sono chiamati a questa terra promessa? Davvero da questo popolo verrà fuori una discendenza da cui verrà il re dei re, re mio? Tant'è vero che i primi cristiani, se vogliamo veramente storicamente analizzare, sono i cristiani copti dell'Egitto. La gloriosissima e perseguitatissima chiesa cristiana copta. Pensiamo monasticismo e l'ascetismo dei padri del deserto, Sant'Antonio Abate. Addirittura gli asceti etiopi, discendenti della regina di Saba. E allora per loro, anche per i cavalieri egiziani, riceviamo questo atto, per dire che bello, e siamo tutti uniti nella verità. Possiamo fare, ricevere questo atto per tutti e in nome di tutti. Che poi l'umana volontà è ingrata. E tu mi hai portato qui nel deserto, e non ci sta da mangiare, e non ci sta da bere. Ingrati, popolo, a Meriba e Massa. Questa è l'umana volontà, che nonostante le promesse si ribella, scalpita. Arrivano qui 40 anni nel deserto, con un tema che è tanto caro a Tonino, il 40 di tutto. 40 nel linguaggio biblico è il tempo del sacrificio prolungato. 40 secoli di storia dell'uomo prima dell'incarnazione del Verbo. 40 anni gli ebrei nel deserto. 40 giorni di Gesù nella grotta di Betlemme, prima che si manifesta, dalla prima manifestazione nel Tempio. 40 giorni di Gesù nel deserto. 40 giorni di Gesù risorto in terra prima dell'ascensione.
40 anni di Luisa lontana dal tabernacolo. Dal 1888, quando venne messa nel letto, al 1928, quando venne portata dalle suore del Divino Zelo. Del Divino Zelo. Dove stava in una stanzetta, con la coda dell'occhio poteva vedere il suo Gesù sacramentato. Luisa lontana dal sacramento, lontana per modo di dire, per 40 anni, il sacrificio di Luisa, non solo, ma Luisa ha scritto per 40 anni, dal 1898 al 1938, il sacrificio prolungato della quaresima che stiamo vivendo, 40 giorni. Dopo 40 anni e mesi che non avevo visto il tabernacolo, dice Gesù, dopo che l'avevano portata dalle suore del Divino Zelo, non mi era stato di starmi innanzi alla sua adorabile presenza sacramentale. 40 anni non solo di prigionia, ma anche di esilio. Figlia mia, credi tu che sia a caso d'averti tenuta prigioniera per 40 anni e più senza un grande disegno? No, il numero 40 è stato sempre significativo e preparativo per grandi opere. 40 anni gli ebrei camminarono nel deserto senza poter raggiungere la terra promessa, senza poter raggiungere la patria loro. Ma dopo 40 anni di sacrifici ebbero il bene di prendere il possesso. Ma quanti miracoli, quante grazie, fino a nutrirli con la manna. Un sacrificio prolungato tiene la virtù e la forza di ottenere cose grandi da Dio. 40 anni volli rimanere risorto per confermare la mia risurrezione e mettere in suggello tutti i beni della redenzione. Così ho voluto te, figlia mia, per manifestare il regno della mia divina volontà. Ho voluto 40 anni di sacrificio, non soltanto i 40 anni di Luisa distante apparentemente dal tabernacolo, ma 40 anni per scrivere i volumi 1898-1938. 28 febbraio 1898. Incomincio, per volontà, per obbedienza al confessore, incomincio a scrivere quello che passa tra me e Nostro Signore giorno per giorno. Giorno 28, mese di febbraio, anno 1898. Il 28 dicembre 1938, 40 anni dopo, viene ritirata l'obbedienza di scrivere. Da allora Luisa non vergherà più scrittura, ma le verità sono state manifestate tutte. Il sacrificio prolungato. Entriamo allora anche noi nella quaresima, anche noi nei nostri 40 anni, 40 giorni, 40 atti. Siamo chiamati a prendere in noi quest'atto della divina volontà che è il sacrificio prolungato, che porta grandi grazie. Nel deserto ci sono due grandi doni, i comandamenti. Dice Gesù, comincio a leggere un po' prima di quello che è scritto, Adamo, adonta che non parlò diffusamente del regno della mia volontà, insegnò tante cose importanti su ciò che gli riguardava, tant'è vero che i primi tempi della storia del mondo, fino a Noè, le generazioni non ebbero bisogno di leggi, non ci furono idolatrie, ma tutti riconoscevano un solo Dio. Perché? Ci tenevano di più alla mia volontà. Invece, quando gli uomini più si allontanarono da essa, sorsero le idolatrie e peggiorarono i mali peggiori. Perciò Dio vide la necessità di dare le sue leggi per preservare le umane generazioni, i comandamenti. Perciò chi vive nella divina volontà non ha bisogno di leggi, perché se vita è legge, è tutto per l'uomo. Il vivere nella divina volontà è vivere dentro la sorgente della legge, nel senso che quello che vuole la divina volontà lo si fa non come obbedienza alla legge, ma come volontà di Dio voluta dalla stessa anima. Dice San Paolo, perché c'è la legge? Perché c'è il peccato. La legge è figlia del peccato. Se il peccato viene bandito, non esiste neanche più la legge. C'è la figliolanza, la primogenitura. Allora entriamo nella divina volontà come fonte della legge, che è legge di amore. E proseguiamo
velocemente in un altro atto che la Divina Volontà fa in questi 40 anni di deserto, la manna. La manna rappresenta il cibo, il pane, il nutrimento che viene direttamente da Dio, che dà all'uomo tutto ciò di cui ha bisogno per vivere e vivere nella sua volontà. Tant'è vero che questa manna, questi fiocchetti, Kellogg's, cereali, ce ne prendete un tot ogni giorno. Se ne prendete di più, non vi serve. E consumatela tutta. E poi, questo nutrimento era un nutrimento adatto e perfetto per i bambini, per i neonati, per le donne, per gli uomini che dovevano portare tutte le vettovaglie e così, per gli anziani. Si faceva proteina per chi aveva bisogno di proteine. Si faceva grassi per chi aveva bisogno di grassi. Si faceva nutrimento delicatissimo per i neonati. Quindi la Divina Volontà si fa tutto per tutti. Gesù nella Santissima Eucaristia si fa tutto per tutti. Che vuoi consolazione, te la do. Che vuoi rimedio, te lo do. Che vuoi che ascolti le tue lamentele, ti ascolto. Che vuoi la grazia, che vuoi la medicina, tieni. Che vuoi la mia volontà, prendi. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Io dicevo, Padre nostro, a nome di tutti, tre specie di pane ti chiedo ogni giorno. Il primo pane, la prima manna di cui abbiamo bisogno, è quella della Divina Volontà. Che più che pane, perché se il pane è necessario una, due, tre volte al giorno, questo invece è necessario in ogni momento, in ogni nostro atto attuale. In ogni nostro atto noi riceviamo la vita operante della Divina Volontà. Ogni nostro atto è atto primo per la nostra santificazione e ci mette nel principio, nel luogo e nel posto per cui siamo creati. In ogni istante la dobbiamo ricevere, con il concorso di tutta la creazione. Tutti stanno lì a tifare, ci respirano sul collo, ci vogliono tenere in quest'atto primo. Sentiamoci assediati dalla Divina Volontà. Passiamo per la strada, c'è un albero che dice... Ti voglio dare la Divina Volontà, guarda come sto fermo e guardo su, anche tu, ascesi, guarda verso l'alto. C'è un cagnolino che accarezziamo e lui dice la fedeltà, ti do l'atto della fedeltà, l'atto della Divina Volontà che continua, che non ha mai, ti vuole sempre bene, il cagnolino ci vuole sempre bene, sia che siamo spettinati, sia che siamo malati, sia che siamo belli, che siamo brutti. Ogni atto della creazione concorre a tenerci nel nostro atto primo, nel posto e nel luogo per cui siamo creati. E quindi abbiamo bisogno della Divina Volontà in ogni istante ed è a nostra disposizione. Dice, se non viene dato questo pane della mia volontà, non potrò mai ricevere tutti i frutti della mia vita sacramentale, che è il secondo pane che oggi ti chiediamo. Quindi, anche la Santissima Eucaristia ci può dare quello che noi vogliamo prendere. Dice, vuoi la consolazione prendi, vuoi quest'altro prendi. Ma Gesù vuole dare tutto se stesso, vuole essere banchetto per i sani, non vuole solo essere medicina per i malati. E quindi anche l'Eucaristia e tutti i sacramenti possono dare il loro frutto e possiamo ricevere il loro frutto soltanto se li riceviamo nella volontà divina. E soltanto dopo aver ricevuto il pane della volontà, il pane sacramentale, il terzo pane, quello materiale, ci viene dato come diritto. Pensate alle cose del regno di Dio, tutto vi verrà dato. Il pane per sfamarvi non vi mancherà. Come potevo dire, dacci oggi il nostro pane in vista che l'uomo, dovendo fare la nostra volontà, e il Padre non doveva più dare il pane della sua volontà, il pane della sua vita sacramentale, è il pane giornaliero della vita naturale a figli illegittimi, usurpatori e cattivi, ma a figli legittimi, buoni, che terranno in comune i beni del Padre. Perciò dicevo, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Allora mangeranno il pane benedetto. Tutto sorride loro intorno. La terra e il cielo porterà l'impronta dell'armonia del loro creatore. Pertanto nella manna riceviamo l'atto del nutrimento continuo che la Divina Volontà vuole darci. Prima di tutto il pane della volontà divina,
il pane sacramentale, tutti i frutti che questo pane sacramentale può darci e poi tutto il resto per mantenerci, come se Dio ci vuole nella sua divina volontà, come fa a non provvedere tutto ciò di cui abbiamo bisogno per stare in quella volontà? Impossibile. Ho bisogno della croce? Abbondantemente me la dà. Ho bisogno dell'acqua per dissetarmi? E mi dà pure quella. Andiamo avanti. Entriamo nella terra promessa, finalmente. Terra promessa. Se leggiamo proprio le scritture, purtroppo anche oggi c'è questa l'interpretazione del popolo di Dio che pensa che la terra promessa sia veramente un pezzo di terra e stanno lì a bombardarsi continuamente. Diventa la contesa di tutte le nazioni, il centro della contesa, dove tutti hanno un loro piccolo interesse. Si pensa ad una terra fisica, ad un regno materiale, mentre la terra promessa che cos'è? È la terra santa, la terra benedetta dell'umanità di Gesù. Dice Dio al suo popolo prediletto, una terra in cui scorre latte e miele. A me non risulta che in Palestina, in Giudea, a Gerusalemme ci siano fiumi di latte e miele. La terra promessa, come dice la scrittura, è una terra dove scorre latte e miele, che rappresentano qualcosa? Il compendio delle qualità dell'umanità di nostro Signore Gesù. La dolcezza del suo amore nel miele e la sua perfetta pace nel latte. Qui c'è Gesù che vuol dar pace a lui, se dice che hai, quietati, quietati. Ecco, sono qui con te. E poi non voglio quest'animo inquieto, tutto deve essere in te dolcezza e pace. Che se tu vivi dentro di me e io sono la terra promessa, mi disonori se non sei pace e dolcezza. E quindi come entriamo in quest'atto del popolo che prende possesso della terra promessa? Entriamo dentro l'umanità di Gesù e lo facciamo anche per il popolo eletto di Cristo, per il popolo dei giudei, degli ebrei, in modo da potersi dire di te quello che si dice di me, che non vi scorre altro che miele e latte, figurato il miele nella dolcezza e il latte nella pace. Io ne sono tanto pieno e inzuppato che discorre fuori dai miei occhi, dalla mia bocca e da tutto il mio operato. Perciò sii attenta a tutto ciò che non sia in te dolcezza e pace. Non soltanto latte e miele, dolcezza e pace, ma dice chi vive nella mia volontà acquista il mio temperamento, dice Gesù. Diventa terra promessa, terra santa, terra benedetta, terra che produce latte di pace, dolcezza di miele, tanti frutti, il melograno, il fico, l'uliva speciosa, tanti frutti belli della terra promessa, non le macerie. Chi vive nella mia volontà perde il suo temperamento e acquista il mio, sicché nell'anima che fa la mia volontà si scorge un temperamento piacevole, attraente, penetrante, dignitoso e insieme semplice, di una semplicità infantile, insomma mi rassomiglia in tutto. A seconda delle circostanze e le persone che tratta, prende il mio temperamento e lo svolge. Allora l'entrare nella terra promessa è l'atto in cui ci fondiamo nell'umanità di Gesù. Dopo che gli ebrei presero possesso della terra promessa, il territorio venne diviso nelle tribù di Israele. Sappiamo che i figli di Giuseppe, Efraim e Manasse, hanno preso due territori, mentre i discendenti di Levi, essendo la stirpe sacerdotale, loro non avevano terra, gli veniva tutto, diciamo, dovevano servire al Tempio. Quindi abbiamo Simone, Ruben, Gad, Dan, Beniamino, Asher, Isaccar, Zebulun, Neftali e chi più ne ha più ne metta. Sono le 12 tribù, i patriarchi. Che fanno questi? Prendono, sconfiggono le nazioni, a un certo punto si guardano intorno e dicono guarda tutti quanti hanno il re. In Israele non c'era il re, c'era la figura dei giudici, che erano dei capi militari, e
risolvevano le contese interne, ma gli israeliti iniziano a dire: anche noi vogliamo un re, noi vogliamo un re. E questa istanza la fanno a Samuele. Samuele dice: guarda, Signore, vogliono un re. E dice: costoro non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, perché non regni più su di essi. Ascolta pure la loro richiesta, però fagli presente chiaramente che cosa vuol dire poi avere un re. Devono andare in guerra, devono pagare le tasse, e le donne faranno le fornaie, le cortigiane nel re, e i ministri prenderanno il regno, requisiranno i territori, eccetera. Li farà correre davanti al suo cocchio, li farà capi di migliaia, di capi di cinquantine, li costringerà ad arare i suoi campi, a mietere le sue messi, eccetera. Dice: voi volete il re? Dio vuole essere l'unico re, ma l'umana volontà si vuole fare dei re, anche nel bene. Questo grido del popolo che dice: vogliamo un re, è l'eco dell'umana volontà che da sola non ha disciplina, non ha ordine, quindi anche nel bene non ha la forza, il potere, la gloria in se stessa. Allora si vuole creare delle strutture, delle appartenenze. Io appartengo a, io ho l'uniforme di. Ha bisogno delle regole, delle catene, delle limitazioni, degli uniformi, dei simboli di gloria, fino a farsi degli idoli. Dice: ma guardate, così vi tratteranno i vostri re. No, non importa, noi vogliamo un re. Ok, dagli il re. Gesù Cristo però vuole essere l'unico re. Se Adamo non avesse peccato, l'Eterno Verbo era la stessa volontà del Padre, doveva venire sulla terra, glorioso, trionfante, dominatore, coronato da re e con lo scettro del comando, per essere re e capo dell'umana famiglia, in modo da dargli il grande onore di poter dire: teniamo un re, uomo e Dio. E allora sta a noi liberarci di tanti piccoli re che ci vogliamo creare anche nel bene, ma di prendere Gesù come unico re. Molto velocemente entriamo in quest'atto in cui poi nella terra promessa stabilito il re Davide, è Davide che dice: io che ho questo grande palazzo, adesso Signore ti costruisco un grande tempio. Dice: tu pastorello costruisci a me un tempio? Io sono stato sempre nella tenda, non ho mai chiesto un tempio, però ti dico che quando tu morrai qualcun altro al posto tuo mi costruirà un tempio. Poi sappiamo che il tempio fisicamente ci mise altri 40 anni, lo costruirà suo figlio Salomone. Ma in realtà il vero tempio chi è? È Maria Santissima. Allora anche qui questa intenzione di Davide di voler costruire il tempio a Dio, dice: io ti faccio un tempio. A volte noi vogliamo fare il tempio a Dio con la nostra santa umana volontà, quando lui ci dice: no, sono io il tuo tempio, vieni tu ad abitare in me. Addirittura Gesù fa una distinzione nel volume 33: quando l'anima è tempio di Dio, è la santità della grazia, nel senso che la divina volontà con i frutti della sua grazia viene a dimorare nell'anima. E anima tempio di Dio, santità delle virtù. Dio tempio dell'anima, santità del vivere nella divina volontà. Dove non è più l'anima fuori da Dio che si fa tempio di Dio, ma è l'anima che entra in Dio, a dimorare in Dio. Questa è la vera santità. Questo ultimo passo, questa pietra miliare nel lungo cammino. Sappiamo che poi a un certo punto si divide il regno del nord, la Samaria, il regno del sud, cade il regno del nord nel 733, poi addirittura Gerusalemme viene sconfitta, deportazione degli ebrei in Babilonia. E lì ci stanno per un po'. La cattività, che cos'è la cattività? È la schiavitù, dal latino captivus, il cattivo è lo schiavo.
Durante l'esilio in Babilonia, il profeta Isaia proclama che Dio avrebbe liberato il suo popolo dalla schiavitù. E quindi entriamo in quest'atto nel profeta Isaia, che dice: consolate il mio popolo, dice il vostro Dio, parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che è finita la sua schiavitù, è stata scontata la sua iniquità. Quindi Isaia profetizza il ritorno, il reimpatrio, uscire dall'esilio. Questo è dato storico, dato effettivo, il primo livello dell'Antico Testamento. Ovviamente questo vuol dire, si parla di un'altra schiavitù, che è quella del peccato. Andiamo avanti. Ed è Gesù che è il vero liberatore, Gesù che ci libera dalla schiavitù. E quindi Gesù stesso, nel Vangelo di Luca, facendo eco alle parole che si trovano nel profeta Isaia, dice, quando lui nel Tempio, dice, prende il rullo, le scritture, al profeta Isaia, inizia a leggere. E parlava con autorità, e dice, ma chi è questo? Lo Spirito del Signore, lui non leggeva, lui incarnava, è parola sua. Chissà quante volte l'avevano letta quelle parole. Lo Spirito del Signore è sopra di me, eccetera. Arriva Gesù, lo Spirito del Signore è sopra di me, perché per questo mi ha consacrato con lui. Ma chi è? Il figlio di Giuseppe. Mi ha mandato per annunciare ai miseri un annunzio, per proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi. Oggi, innanzi a voi, queste parole si sono compiute. Ah, anatema, bestemmia, buttiamolo giù dalla rupe. È lui che ci libera, ci riporta dall'esilio alla terra promessa. Ci libera dalla schiavitù del peccato. Qui entra un ultimo atto in cui anche l'anima che vive nella divina volontà si sente cattiva. Avete presente quando Luisa dice: oh Gesù, io sono tanto cattiva, sono una cattivella. Non sapendo Luisa che la radice della parola cattiva è captivus, che è come se Gesù dicesse: ah, sono una schiavetta. E Luisa dice: sono una schiavetta. E Gesù, giocando di parole, dice a Luisa: certo, cattivella mia, certo che sei cattiva, hai cattivato la mia volontà, l'hai catturata. Pertanto, l'anima che vive nella divina volontà non soltanto è liberata dalla cattività del peccato, ma è lei che cattura e che rende, che cattura Gesù, che cattiva Gesù. Dice Gesù: cattivella mia, certo che sei cattiva, hai cattivato la mia volontà, l'hai catturata. Se cattivavi il mio amore, la mia potenza, la mia sapienza, avresti cattivato parte di me. Ma col cattivare la mia volontà hai cattivato tutta la sostanza del mio essere, che coronando tutte le mie qualità hai preso in uno tutto me stesso. Potevi essere più cattiva? Piccola cattivella, mi hai cattivato, mi possiedi, mi hai catturato. Quanto arriva la potenza della divina volontà, che non soltanto ci libera da Nabucodonosor e dalla Babilonia, non soltanto ci libera dalla schiavitù del peccato, ma si fa cattivare dall'anima. Dio che si vuol fare prigioniero nel nulla dell'anima. E Dio: mio Gesù, tu mi burli, io voglio dirti che sono cattiva davvero e che mi aiuti per farmi divenire buona. E Gesù: sì, sì. Ed è scomparso. Beata cattività. Andiamo avanti, adesso dobbiamo proprio andare. Infatti è finito il nostro giro e dopo 4.000 anni che cosa succede? La promessa si compie e dopo le ore notturne arriva l'alba della redenzione. Per tanti secoli la redenzione non venne perché i patriarchi e i profeti si trovarono coi loro atti come nelle ore notturne. Due di notte, uno non dorme, due di notte, tanto, sente la campana, guarda l'orologio, 2:15, 2:30, 3:15, mamma mia, ore notturne, ore pesanti, vai. Per fortuna che c'è la luna che mi dice che il sole sorgerà.
Come venne la regina del cielo, la regina formò l'alba e abbracciando insieme tutte le ore notturne fece spuntare il giorno del Verbo sulla terra e la redenzione venne compiuta. Dopo tante ore notturne nell'Antico Testamento arriva la piccola Maria e mettendo il conio divino su tutti gli atti, facendo questo giro che noi abbiamo fatto con l'aiuto di Maria Santissima, ha messo il conio divino su tutti questi atti per chiedere il sospirato redentore. E quindi dice Gesù, molte volte le grazie non si ottengono, pare che non si ottengono, e stai lì a pregare, a ripregare. E poi a un certo punto fai un ultimo atto e arriva la grazia. Ma è per quest'ultimo atto? No, è stata la continuazione e la ripetizione degli atti. Tu devi sapere che tutto è stabilito dall'ente supremo, preghiere, atti, pene, sospiri che deve fare la creatura per ottenere ciò che noi stessi vogliamo darle e che essa sospira. Perciò molte volte succede che si fanno tanti atti, preghiere e nulla si ottiene. Poi per un altro piccolo sospiro e preghiera si ottiene ciò che tanto si sospirava. Forse è stato l'ultimo atto che ha ottenuto il rescritto di grazie? Ah no, è stata la continuazione di tutti gli atti e preghiere. E si vede che si ottiene con quest'ultimo atto, e questo è perché ci voleva per il numero da noi stabilito. Per questo gli atti sono stabiliti. Se noi non vediamo, vuol dire che ne mancano ancora di atti da fare. Perciò dice Gesù a Luisa e dice Gesù a ciascuno di noi: non ti arrestare, è tanto necessario la serie degli atti, sono come tante ore. E ognuno tiene il suo posto d'onore e si danno la mano fra loro a chiamare il fulgido sole del mio volere divino. Pertanto questo giro eterno non deve mai arrestarsi. Adesso abbiamo la compagnia e la complicità e il supporto di tanti padri, fratelli, sorelle, pure dei cavalieri egiziani, li abbiamo ingaggiati tutti. E con Gesù ripetiamo: o prodigio del mio volere, a te tutto si deve, per te tutto si compie, e non c'è prodigio più grande che il mio volere abitante nella creatura. Per cui concludiamo con il Gloria Patri questo giro, e insieme a tutti i patriarchi, i profeti dell'Antico Testamento, insieme a Nostra Madre Santissima, albero della redenzione. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.